La scuola italiana Cani Salvataggio, da quanto tempo opera? E in cosa consiste la sua attività? La scuola italiana opera da più di 30 anni in Italia. È una delle scuole più grandi a livello mondiale. Noi operiamo in estate su tutte le spiagge, le spiagge libere e in collaborazione con le capitanerie di porto. Noi praticamente pattugliamo insieme alle capitanerie le spiagge, in particolar modo qui in Abruzzo operiamo su Ortona con la capitaneria di porto di Ortona, a Pescara con la compagnia del mare, con la salvamento, e la domenica e il sabato, siccome siamo volontari, la domenica e il sabato pattugliamo sulle spiagge libere nei momenti di più affluenza. Noi facciamo praticamente salvataggio in mare. Se ci sono delle difficoltà in mare, con delle persone in difficoltà, interveniamo con i nostri amici a quattro zampe, che noi siamo delle unità cinofile, quindi siamo un tutt'uno, siamo bagnini a sei zampe, diciamo. E quindi interveniamo, siamo anche noi bagnini, per il salvataggio delle persone in difficoltà in acqua. Quanto tempo occorre per addestrare sia il cane che il conduttore? Sì, mediamente un anno l'addestramento. Si superano vari step in questo anno, vari esami. Non è un addestramento coercitivo, ma è solo a livello di gioco. Si danno degli insegnamenti al cane solo ed esclusivamente con un gioco, e si insegna a riportare la persona dall'acqua alla riva. E l'addestramento consiste sia per quanto riguarda il cane, vieni qua Mina, per quanto riguarda il cane, sia per quanto riguarda noi accompagnatori, diciamo. Quindi il percorso è un anno, si finisce con un esame al Lago del Salto e poi si fa una settimana di accademia a Roma. Quale sarà il vostro impegno quest'anno sulle coste abruzzesi? Quest'anno opereremo sicuramente con la Compagnia del Mare per quanto riguarda la costa abruzzese. Per quanto riguarda Ortona, opereremo i sabati e le domeniche in compagnia con la Capitaneria di Porto di Ortona, quindi pattuglieremo lungo le spiagge o dalla motovedette della Capitaneria di Porto. Quale sarà il vostro impegno in numeri per quest'anno? Quest'anno in tutta Italia saremo all'incirca sulle 300 unità cinofile. In Abruzzo siamo 13 più due nuovi brevettanti che arriveranno per agosto, e quindi 13 unità cinofile che opereranno su tutta la costa abruzzese. E quest'anno ci saranno anche loro? Quest'anno ci saranno anche Carlotta e Mira insieme a me, Massimiliano, e a Emanuela.